anzi, fa l'imprenditore una cosa che richiede una certa così doti naturali quasi, però c'è la possibilità di fare imprese, di tradurre idee in imprese di successo. Romolo Stanco, fondatore della T-Red, abbiamo visto dei prototipi proprio qui davanti al padiglione di Piacenza. Innanzitutto, in cosa consiste, cosa significa oggi aprire un'azienda, essere una startup e provare a essere competitivo sul mercato? Beh, T-Red ha ormai 2 anni, quindi è una startup nel senso fisiologico del termine, è partita da poco, però è partita con delle idee molto precise, molto legate alla ricerca e all'innovazione sul prodotto. Noi non lavoriamo semplicemente su idea, non lavoriamo su commesse altrui, ma lavoriamo su progetti che sentiamo nostri e che sviluppiamo dall'idea alla ricerca, alla sperimentazione, fino ad arrivare a prodotto. Quali sono esattamente le biciclette che noi abbiamo visto qua fuori? Sicuramente le biciclette sono uno dei nostri settori, diciamo la mobilità, ma quelle che ci sono qui fuori non sono prototipi, sono degli oggetti pronti per il mercato, anzi commercializzati, sono ricerca col cartellino del prezzo, ci piace dire. Noi non lavoriamo solamente nel settore cycling, solo nel settore della mobilità, ma lavoriamo su tutto quello che sentiamo mancare nel nostro modo di vivere quotidiano. Ecco, rispetto alle bici che ci sono fuori, quali sono gli elementi caratteristici innovativi? Bah, direi fondamentalmente quello di aver riportato nel mondo cycling delle innovazioni che sono particolarmente sentite, ad esempio l'uso del motore elettrico nelle biciclette, oppure l'uso dei freni a disco, tecnologie che esistono, che sono utilizzate magari in altri campi, l'automotive, il motociclo, ma che nel mondo della bici arrivano molto a rilento o comunque solamente come sviluppi sostitutivi. Noi abbiamo cercato da zero, insieme anche ad altre aziende di grande capacità tecnologica nell'uso ad esempio dei materiali o dell'elettronica, di realizzare un nuovo concetto di bici, un oggetto che sia al tempo stesso performante, sportivo, bello da vedere, piacevole da pedalare, ma anche ricco di tutte quelle innovazioni tecnologiche che il 2015 può darci, che il nostro secolo può darci e che andare in bicicletta magari 10 anni fa non poteva permettersi. Dove sarai fra 2 anni? Beh, io spero e credo in Italia e credo con idee nuove da continuare a sviluppare, perché onestamente T-Red è un laboratorio che l'unico elemento che non fa mai mancare è quello di idee nuove da portare ad essere reali, non prototipi, ma essere oggetti che non esistevano ieri e che oggi possono essere alla portata di tutti. Sistema bancario ti ha aiutato? Beh, sicuramente è uno degli strumenti che ci ha dato la possibilità di iniziare, insieme al fatto che comunque come startup innovativa noi abbiamo una grande quantità di brevetti che ci ha permesso anche di accedere a finanziamenti, bandi sia regionali che europei, che hanno sicuramente aiutato l'inizio della società, con tutto che alla fine andare sul mercato e cercare di proporre a un pubblico, non più al mercato, a un pubblico che sceglie qualcosa che sia veramente nuovo, che fino a ieri non ha visto, non conosce. L'abbiamo visto in questi giorni, oggi, vedendo chi si ferma le biciclette e dice ma cos'è questo affare? Credo che sia alla fine la forma di aiuto e di finanziamento migliore per una società. 20 secondi per dirmi che cos'è per te Expo. Beh, sicuramente è una grande occasione, per l'Italia, una grande occasione per tante realtà, non soltanto del mondo strettamente legato al tema di Expo. Noi siamo ricerca, noi siamo design, eppure siamo qui a proporre qualcosa che rappresenta il nostro paese e il network che c'è nel nostro paese. Credo che questo, soprattutto legato a Piacenza, soprattutto legato a un territorio che è qui con il suo patrimonio agroalimentare, che però porta qua un pezzo di fibra di carbonio, sia sintomatico del fatto che la cosa può funzionare.